Ciao a tutti, io sono Enzo di Family Review. Oggi faremo la recensione di questo misuratore di ozono. Questo prodotto, come tanti altri prodotti, è stato in offerta sul nostro canale Telegram, come potete vedere qui dalle immagini. Se non siete iscritti, nella descrizione di questo video trovate il link per potervi iscrivere e trovate anche il link per poterlo acquistare. Iniziamo subito dalle caratteristiche tecniche. Lo strumento si presenta in un case antiurto di plastica con imbottitura morbida interna per custodirlo e trasportarlo senza problemi. Nel case troviamo anche il cavo di ricarica, cavo micro USB USB ed anche il manuale in inglese. Lo strumento è realizzato in ABS e sia esteticamente che qualitativamente risulta ben fatto. Ottimo anche il rivestimento esterno in gomma per proteggerlo da eventuali piccole cadute. Sulla parte frontale troviamo un display a cristalli liquidi LCD a colori da 2,8 pollici con risoluzione 220x240 pixel. Sempre nella parte frontale troviamo 5 comodi tasti per le funzioni principali che vedremo a breve. Nella parte posteriore troviamo delle feritoie di areazione, al cui interno è presente una piccola ventola per far passare l'aria dell'ambiente ed avere così risultati più accurati in tempo reale. In più, sempre sul retro, vi è una piccola aletta che funge da supporto per lo strumento. All'interno è alloggiata una batteria a litio da 2000 mAh che viene caricata semplicemente con un comune caricabatterie per smartphone che non è fornito in dotazione. La ricarica completa avviene in circa 2-3 ore. Le dimensioni sono 164x74x26 mm con un peso di 210 grammi. Lo strumento è in grado di rilevare concentrazioni d'ozono da 0 a 5 ppm, particelle per milione. Analizzando lo strumento più da vicino, visualizziamo le informazioni presenti sul display. In alto abbiamo l'orario, il giorno, la data e l'indicazione della batteria residua. Dopodiché lo strumento nella parte centrale, in maniera molto visibile, rileva le particelle per milione di ozono presente nell'aria, indicando anche una QI dell'ozono in base alla quantità presente. Per concentrazioni da 0 a 0,100 ppm abbiamo una qualità buona. Per concentrazioni invece da 0,100 a 0,300 ppm abbiamo un rischio lieve. Per concentrazioni maggiori che vanno da 0,300 a 1 ppm il rischio è moderato, mentre per concentrazioni maggiori ancora, da 1 ppm fino a 5, che è il massimo di questo strumento, abbiamo un rischio molto serio. Infine possiamo visualizzare la temperatura e l'umidità. Premendo il tasto del menu possiamo settare alcuni parametri, come ad esempio la temperatura, che sia in gradi Celsius che Fahrenheit. Poi abbiamo la soglia di allarme con la quale lo strumento ci avverte delle concentrazioni presenti nell'ambiente. Questa può essere impostata da 0,100 a 0,300 oppure 0,600 ppm. Abbiamo poi la possibilità di variare il tempo sul grafico della concentrazione dell'ozono, della temperatura e dell'umidità, impostandolo da 5 secondi fino a 60 minuti. Un'altra impostazione è la possibilità dell'autospegnimento a determinati intervalli di tempo, che sono settabili tra 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti oppure mai, cioè fino a che la batteria riesce a tenerlo acceso. Si può anche cambiare il colore dello sfondo, che può essere o bianco o blu. Inoltre c'è la possibilità di cambiare la lingua tra inglese e cinese. Qui invece abbiamo la possibilità di variare la luminosità dello schermo, che può essere da un 10% fino all'80%. Infine la possibilità, o meno, di fargli emettere un beep ogni volta che si preme un tasto. Premendo di nuovo il tasto menu, entriamo nel settaggio dell'orario: anno, mese, giorno, ora, minuti e secondi. Premendo ancora una volta il tasto menu abbiamo il grafico con l'intervallo di tempo che abbiamo prestabilito in precedenza nelle impostazioni. In questa schermata visualizziamo il grafico delle concentrazioni di ozono, qui invece il grafico della temperatura e qui il grafico dell'umidità. Infine abbiamo quattro righe scritte sul profilo aziendale della società. Adesso effettuo un piccolo test in una teca con un generatore di ozono e vediamo questo strumento come si comporta.
In conclusione, direi che questo strumento si comporta abbastanza bene. Io personalmente lo consiglio, o meglio, lo ritengo indispensabile per chi già possiede un generatore di ozono che però non monitora la concentrazione di ozono immesso nell'ambiente. Anche se l'ozono è facilmente percettibile all'olfatto umano, è sempre meglio avere uno strumento capace di avvisarci e di rilevare il ppm presente in quel determinato ambiente. Se questo video ti è stato utile, lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie e al prossimo video. Ciao!